Da segnalare un grande degrado nel cimitero capitolino del Verano, cimitero monumentale. Vi ricordo infatti che questo cimitero ospita le spoglie, i resti, i corpi, i cadaveri di grandi personaggi della letteratura, del cinema, del teatro e di tutti quelli che sono stati i personaggi più importanti del nostro paese, l'Italia. Maurizio Costanzo, parliamo di Andreotti. Parliamo di altri personaggi appartenenti al mondo della politica, ma anche personaggi, insomma, che vuoi o non vuoi sono stati ricordati in ogni dove, soprattutto in TV. Va bene? E la situazione sembra essere abbastanza negativa. Perché? Perché ci sono tombe diverse, delle erbacce piuttosto alte, i tronchi di albero che non vengono ad essere rimossi, la situazione sembra essere in una. Adesso sembra essere piuttosto emergenziale per uno dei cimiteri più importanti di Roma, forse il primo della capitale per importanza. Bene. Oltre a questo c'è anche il cimitero di Pina Porta, il cimitero Laurentino. Anche il cimitero Laurentino segnalo che purtroppo tempo addietro aveva delle criticità, prima fra tutte le erbacce del periodo estivo che erano molto molto alte. Per fortuna però sono intervenuti e ringraziando Dio sono state sfoltite le erbacce. Va bene? Sulla pagina Welcome to Favelas tutto è documentato per filo e per segno, sembra che ci sia stata una sorta di abbandono vero e proprio dove veramente le persone che vogliono andare a portare un fiore ai propri cari, alle spoglie, ai corpi, ai cadaveri, ai resti di chi non c'è più, devono veramente farsi strada a delle erbacce piuttosto alte. La situazione sembra essere veramente negativa. Da Narratori Italiani è tutto, iscrivetevi, commentate, speriamo che ovviamente venga risolta la situazione che riguarda il cimitero di Roma, chiamato Verano, che è uno dei più importanti perché si tratta di un cimitero monumentale. Quindi ci sono anche, c'è anche storia, monumenti, okay? Quindi è un cimitero meraviglioso, fantastico, l'ho visto tempo addietro, ma è grandissimo, è spaziosissimo, c'è un sacco di tombe, però ha una sua storia, ma ci sono anche delle criticità che secondo me devono essere risolte. Da Narratori Italiani è tutto.